caro fratello, sorella, di cosa hai bisogno? No? Una carezza, una parola gentile. Non per avere un interesse, no? Che siamo sempre concentrati su noi stessi, cioè appunto poi magari dici io non sopporto gli altri, non, perché poi non c'è comunque tolleranza e noi stessi non accettiamo per quello che noi siamo, lei magari io mi arrabbio perché sono così, perché ho questo lato del carattere, quindi siamo concentrati su di noi e non riusciamo appunto proprio poi spiritualmente a concentrarci, a essere, perché io anche io certe volte penso, no, proprio ci pensavo questi giorni, ho detto io, cioè in qualche modo mi devo trovare sempre qualche problema, no? È finito questo di problema, ne devo trovare un altro. Sembra proprio che non sono contenta se non ho problemi, se non mi trovo qualche problema, capito, da stare lì a pensare mai, cioè non sto mai tranquilla. Ho detto ma com'è possibile? Cioè la mente è quello, perché non siamo concentrati veramente su quello che dici tu, sulle pratiche spirituali, e se le facciamo fatte male. Cioè senza il sentimento giusto. Sai qual è la dinamica di questo? Guarda un paese come gli Stati Uniti, no? Se finiscono un problema, immediatamente ne devono incominciare un altro. Sai perché? Cioè è finito Saddam Hussein e poi è entrato Bin Laden, finisce Bin Laden, adesso c'è l'Iraq, no? L'Iran, finisce con l'Iraq, c'è l'Iran. Perché devono avere sempre un problema? Sai perché? È semplicissimo. Perché se la popolazione ha paura, vede un nemico esterno, no? Non è molto... dà tutto l'aiuto all'amministrazione perché possa fare questo. E così sono imbrogliati. E come siamo imbrogliati noi? È molto caratteristico un po' più delle donne che degli uomini questo aspetto, no? Per esempio io vedo mia moglie... È proprio la caratteristica. C'è finito un problema. Allora il problema devi capire che non è ciò che ha causato il problema. È che tu hai bisogno di un problema, così scarichi te stesso e dici, lo sono io, insomma, c'è quel problema lì, così, insomma, perché c'è il problema. Capisci? Una scusa, eh? Come fosse... sì, non è solo una scusa, ma insomma almeno c'è quello, insomma non sono proprio così mascalzone, cioè c'è un problema, ce n'è sempre uno, e poi così scarico anche tutte le mie tensioni sul problema, però vedrai che a me, se risolvi quel problema lì, ne devi trovare un altro immediatamente, come hai detto tu giustamente, perché altrimenti non va, non ti senti... Questa forse è anche la lussuria, la cosiddetta maggior lussuria delle donne, intesa... Non è che le donne sono più lussurie, cioè la nostra natura fisica, psichica, no? Ma è il fatto che in questo mondo, anche oggi come va adesso, no? Cioè avete visto, anche adesso ne parlano, c'è sempre donne massacrate, violentate, così, no? Perché l'uomo ha questo concetto di anche psicofisicamente di sentirsi superiore, allora per il suo piacere, ma il punto non è, allora la donna può sentirsi più, il punto qua che non dobbiamo cadere neanche in questo trabocchetto, non è questione di donna e di uomo, è questione di anime, no? Cioè, capito? Per te può essere quel problema lì, però e la donna è molto facilitata nel fatto che, avendo il senso materno, per lei è molto più facile sviluppare affetto, invece l'uomo ha una visione più portata, importata a dirigere, a guidare, quindi per sottomettersi, capito? Allora non stiamo lì a giudicare, ci sono grandi devoti sia negli uomini che nelle donne, no? Il punto è che noi dobbiamo incominciare a fare qualcosa fissamente, seriamente, ma di prima qualità, no? Cioè se noi anche non riusciamo a cantare concentratissimi 16 giri così, però almeno dobbiamo avere uno spazio nel giorno in cui siamo completamente lì presenti, no? E ci facciamo aiutare dai santi ascoltandoli, leggendo, no? Perché altrimenti noi non possiamo trovare risposte, vengono così. E ci sono bravi devoti, vengono, vediamo se adesso, non so, andando lì che c'è questo grande guru, riesco ad avere la benedizione.
capito? Come uno dice, ma vediamo se prima o poi mi daranno la laurea honoris causa. Ma non avviene questo, te la devi guadagnare, capisci? Allora devi avere la tua parte. E dice, ma vabbè, ma se io non ci riesco, se io non ho la capacità di mettermi lì, di concentrarmi, non è vero. Devi incominciare a desiderarlo. Dice, io non lo desidero, allora devi desiderare di desiderare. Io non desidero di desiderarlo, allora devi desiderare, di desiderare, di desiderarlo, e così via, fino all'infinito. Però devi farlo, devi incominciare, no? Come vi ho detto, anche questo conto della Bhagavad Gita, noi dobbiamo pensare che lo facciamo non tanto per migliorare la nostra vita, perché se quello è lo scopo non troveremo i risultati, ma per amore, per affetto verso Dio. Vi ricordate i versi Mattaci, Macchitta, Madhyata Pranam? Cioè i devoti trovano grande godimento e soddisfazione, tu shanti charamanti cha, nel trovarsi insieme e parlare e discutere delle glorie del Signore, perché questo rende la mente idonea poi a fare quell'altro passaggio. Quindi non è sempre solo questione di fare. Allora se qui ci fossero tutti giovani brahmachari, cioè ragazzi appena arrivati, io non sarei un pazzo a fare questo discorso, no? Ma noi siamo qui da anni, siamo già grandi, abbiamo dei figli, madri, padri, no? Allora dobbiamo, perché il tempo passa, no? Dobbiamo fare. E non preoccupatevi del fatto di dire, vabbè, ma non tutti devono diventare, io non voglio diventare un santo, un devoto, no, nella tua vita non c'è bisogno, no? Però devi andare a approfondire le cose, devi capire che cos'è questo mondo, chi sono io, chi è veramente il Signore, qual è, deve essere il mio rapporto con gli altri, no? Per fare questo devi imparare ad essere presente. Se vuoi essere presente, devi riuscire a rigettare tutte le cause di turbamento della tua coscienza e della tua mente, perché non hanno veramente valore. Sì, però io voglio la mia ragione. Ma che cosa te ne fai della tua ragione se sei poi distrutto a pezzi? Però avevo ragione. Non è così, quante volte si discute fra marito e moglie così? O fra parenti o fra amici, no? Sì, però ho visto che avevo ragione. Cioè questo è fondamentale. Se, ve l'ho detto, noi non è che dobbiamo pensare di diventare tutti dei rinunciati, dei santi, ma anche la nostra vita quotidiana normale, no? Capito? Vedere che c'è una sostanza. Non solo il fatto che i figli crescono bene, marito e moglie stanno bene, questo, cioè c'è un impegno, no? Ma proprio sentire una soddisfazione interiore che poi si trasmette anche agli altri. Questo, cioè alla fine della vita, credetemi, è l'unica cosa che vale, no? Quanta felicità e serenità hai distribuito. Tutto il resto verrà distrutto, questo universo sarà distrutto. Noi adesso stiamo attenti al pavimento della casa, era tutto distrutto. Cioè, pensate che le Twin Towers lì a New York, no, questi grattacieli, c'erano dentro migliaia di appartamenti con una ricchezza, è andato tutto distrutto. E noi stiamo dietro alla mia telecamerina, il mio microfono, hai capito? Era tutto distrutto. Tutto. Che cosa resterà? Solo una cosa, l'amore. Solo. Alla fine della vita non importa quanti giri di Hare Krishna hai cantato, quanto amore. No? Se hai cantato Hare Krishna ma eri sempre irascibile, sempre arrabbiato, e canta Hare Krishna, a che ti serve? Niente. Trinadapisu necelata, la rapisce, amanina manedena. Rispettare tutti e non cercare rispetto. No, io canto 64 giri, io faccio la doccia 3 volte al giorno, io so la Bhagavad Gita a memoria,
Ma che te ne fai di queste cose? Niente. Se non c'è amore. E che cos'è l'amore? L'amore è essere affezionati al Signore e condividere questo affetto con gli altri. Amore non significa dare soddisfazione tua agli altri, ma dare l'unica cosa che ha valore, l'affetto verso Dio. Non c'è altro che ha valore in questo mondo. Questo è il sommo, da lì dirama tutto il resto. Se tu hai questo, hai tutto il resto, tutto. Allora dopo vivi anche tutta l'altra grande varietà delle cose. Se non hai questo, tutto il resto, tutto il resto è noia. Capite? Io vi ho detto, mi dovete scusare, ma io non vedo, se vi dico queste cose, perché vedo che non ci sono. Lui dice, ma chi pensi di essere? Perché io le leggo, le sento dai grandi devoti, ma bisogna riuscire a codificarle. No, cioè, sarebbe per tutti noi possibile capirle queste cose, ma, no, ma poi da quello che si vede esternamente si vede che non è così. Allora ve le dico, perché vedo che c'è una carenza enorme di queste cose. No. Allora noi che siamo devoti già da un po' di anni dobbiamo riuscire ad acquisirle, a farle e poi trasmetterle in modo molto gioioso e felice agli altri. Io sono un po' barboso con un po', però sicuramente voi che siete molto più bravi e gentili, riuscirete a trasmetterla con più gioia, no? I veri valori della vita. Perché Battivi, no, ha scritto delle canzoni del genere? Perché? Ma per farci capire.